Ciao ragazzi, allora eccoci con un nuovo video. Il 24 di dicembre ho deciso di girare sia il classico vlog, ma di girare anche un video che andrà online proprio oggi sulla tavola natalizia, per darvi un piccolo spunto, una piccola idea su come poter preparare una tavola stasera e domani, che è il 25. Ho utilizzato tutte cose di Casa Shops, sono state omaggiate nella collaborazione, che però non vi avevo mostrato perché le avevo tenute apposta per il video della vigilia, perché avevo già pensato di fare il video proprio della tavola natalizia in maniera esclusiva. Quindi oggi vedrete solo la tavola, anche perché voglio tenere il vlog della vigilia per domani. Quindi ho pensato a questo. The first snow this winter is promised.
finito di addobbare la tavola. A me piace tantissimo, perché ormai, se mi seguite da un po' e conoscete i miei gusti, sapete che sono per questo genere di cose, che trovo comunque semplicissime, però nella loro semplicità secondo me danno quel qualcosa di speciale. Adesso vi faccio vedere tutto nello specifico, perché secondo me sono cose veramente veramente belle. Allora, quest'anno, come vi ho detto prima, ho optato per questo dorato, che poi dorato non è, perché è più che altro champagne, color champagne. Vi faccio vedere tutto, perché quando l'ho visti io me ne sono letteralmente innamorata, ed è il motivo del perché ho scelto queste cose qua nello specifico. Allora, avevo i piatti bianchi a casa e quindi l'ho fatta con ovviamente i piatti bianchi. Mi piace perché riprende il contesto, riprende la cucina, riprende le sedie, quindi sta comunque bene, riprende il lampadario. E però se voi avete dei piatti comunque colorati, stanno benissimo lo stesso. I toni utilizzati sono, allora, il verde, che va a riprendere la ghirlanda che ho qui sopra al tavolo, vedete? Quindi il verde l'ho preso apposta per andare a riprendere appunto la ghirlanda. Poi ho utilizzato questo verde più chiaro per spezzare un pochino, quindi queste sono tovagliette molto più chiare, sempre verdi. Diciamo che sono un verde pastello che da quasi un pochino sul grigio. Poi ho utilizzato il runner, questo qua che avevo acquistato l'anno scorso. Tutto quello che vedete è di Casa Shops. Runner l'avevo acquistato l'anno scorso. Poi ho preso questo vassoio qua, sempre dorato, però un dorato spento, dà un po' l'effetto del legno, cioè non so come dirvi, è un dorato però molto molto spento. E sono andata a metterci questa rennina super pelosa col bianco, che va a riprendere i piatti, il legno, che va a riprendere il contesto di casa mia, l'alberello verde, che riprende il colore della tovaglia, dei tovaglioli, e questa candela super sverluccicosa dorata con all'interno la cera bianca, quindi che va a riprendere tutto. Mi piace tantissimo. Ora passiamo invece a cosa ho utilizzato per addobbarla. Allora, come vi ho detto, ho preso queste posate che sono un color champagne, sono bellissime perché sono molto moderne ma veramente raffinate, e hanno questa forma un pochino bombata, ve ne rendete conto dal cucchiaio. Io li amo, infatti adesso appena finiscono le feste vado ad acquistare altre posate perché mi piacciono da morire. Poi il tovagliolo verde uguale alla tovaglia con questo ferma tovagliolo a stella, vedete? È bellissimo ed è proprio dello stesso colore delle posate. Infatti l'ho preso perché secondo me riprende benissimo tutto il contesto che ha intorno, quindi il bianco col verde e il color champagne, che va a riprendere il nostro centro tavola, che è champagne, dorato, verde e bianco. Poi come bicchieri ho messo questi qui che hanno la stessa forma, vedete? Anche questi presi tempo fa da Casa Shops. E poi questi segnaposto per i bicchieri, così se voi bevete e vi portate via il bicchiere e lo lasciate da qualche parte, sapete che è il vostro perché l'avete contrassegnato con un simbolino. Bellissimi. Ce ne sono altri, vi faccio vedere, che non ho messo perché ce n'erano 6, vedete, con la slitta e la renna. Io invece ho messo questo qui, che sapete che amo la candy cane natalizia. Poi ho messo l'omino, che è il mio simbolino preferito, mi piace tantissimo. Poi ho messo l'alberello e lì, come vi ho fatto vedere, ho messo il fiocco. Quindi questa è la tavola. A me piace tanto perché è molto semplice, però mi piacciono i colori caldi, mi
scalda proprio il cuore. Tutto quello che vedete, tranne il runner, i bicchieri che avevo preso tempo fa, tutto quello che vedete mi era stato omaggiato da Casa Shops nella scorsa collaborazione, ma ho aspettato a farvi vedere perché ci tenevo a farvelo vedere alla vigilia o comunque a Natale. E spero vi piaccia. Mi piace proprio l'idea di utilizzarle il giorno di Natale. Tra l'altro il verde sta benissimo perché si vede dalla finestra tutte le piante, il prato, le mie sedie, il mio salottino verde, quindi mi piace tanto tanto tanto. Ero indecisa se mettere delle palline qui decorative che scendono, però no, va bene così. Quindi questa è la nostra tavola, sicuramente di stasera, che vi riproporrò sicuramente poi anche stasera, perché vi farò vedere un po' la nostra vigilia. Quindi io vi auguro una buona vigilia, vi auguro un buon 24 di dicembre, che sia una giornata per quanto possibile speciale, perché poi domani sarà davvero un giorno di festa, quindi va festeggiato anche se in maniera molto semplice, ma va festeggiato perché è un giorno molto importante. Quindi io vi mando un bacio, vi auguro una buona vigilia, passatevela bene, fatemi sapere cosa farete, e ripeto, è una vigilia un po' così, ma va comunque festeggiato questa festa, va comunque festeggiata anche in pochi, anche in due, anche da soli, perché io conosco tanta gente che starà da sola, e in primis mia nonna, quindi so cosa vuol dire. Però siamo forti, ce la faremo, e come mi ha detto mia nonna ieri, appena tutto questo finirà, finalmente potremo abbracciarci e riprendere in mano la nostra vita. Adesso io vi lascio al video, spero vi piaccia, fatemi sapere che colore utilizzerete voi per addobbare la vostra tavola. Fatemelo sapere qui nei commenti e ci vediamo poi domani con un nuovo video.